Benvenuti da Piero Gipardo e José Altafini. Ciao Josinho. Ah, ciao Pier. Non ho dormito tutta la notte pensando a questa partita come un ragazzino che deve avere un regalo il giorno dopo. È tutto pronto, i giocatori stanno entrando in campo. Tutti concentrati, la partita inizio. Ecco il tiro! Approvato. Conclusione da dimenticare. Un ottimo inizio di gara. Vediamo se continueranno su questa strada. Palla indietro verso il difensore. Offside fischiato dall'arbitro, poteva essere l'occasione giusta per trovare il vantaggio. Gran pressing qui, gli rubano palla. Può ancora spingere con il pallone. Occhio alla manovra d'attacco. Fallo. E questa può essere un'occasione per trovare il primo gol della gara. Cerca lo specchio della porta. Il portiere ha dato l'impressione di controllare, non è uscito. Poteva fare decisamente meglio da quella posizione. Viene messo giù, sarà calcio di punizione. Buona opportunità per trovare finalmente il gol. Ci ha provato. Non e ci pallone posso dentro. 1-0. Palla in rete, imparabile. Che golazo, una conclusione davvero precisa e potente. La traversa ha fatto il resto. Quindici minuti al fischio finale di questa prima frazione. Pallone spazzato via, sarà rimessa laterale. Entra in area. Può ribadire in rete. Che gol, amici! Un gol incredibile! Eccolo, dopo la respinta del portiere. Stava aspettando la respinta e i suoi occhi erano concentratissimi sul pallone. È un vero rapinatore dell'aria, non è mai stato arrestato, ha l'istinto dei grandi attaccanti. Gran tocco dentro. L'arbitro segnala la fine del primo tempo. Entrambi gli allenatori sicuramente vorranno parlare della prestazione, cambiare magari anche qualcosa. Con un gioco strepitoso e in ogni zona del campo. Complimenti anche al loro attacco che ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria. Comincia il secondo tempo, cercheranno di trovare l'episodio giusto per chiudere definitivamente la partita. Chiude il triangolo. È stato bravissimo, si è creato lo spazio per il tiro e poi ha guardato la posizione del portiere e l'ha battuto senza pietà. Il portiere sarà arrabbiato per aver preso un gol simile. Era così centrale che più centrale non si può.
adesso è in area, pallone dentro, doppio vantaggio. Adesso vedremo come sapranno amministrare questa situazione. Sono certo che dovrà ringraziarlo a lungo per quell'assist, un inserimento magnifico. Anche oggi ha dato il suo sostegno, due gol per lui. Il pallone, questo potrebbe essere molto pericoloso, la tiene ancora lui, tiro veramente pessimo al lato, doveva metterla dentro, era completamente smarcato in piena area di rigore, viene fermato qui a calcio di punizione. Piuttosto vicini all'area di rigore, ci sono molte opportunità da lì. Eccolo in area. Eccola la rete. Ha osservato la posizione del portiere e l'ha battuto. Un tiro imparabile. Un calcio di punizione spettacolare. Lo sforzo nel cercare questo colpo è ammirevole. Ha avuto la giusta ricompensa. Ultimi 15 minuti di gara. Pericolo. Non male, ma pallone che termina sul fondo. Ha visto la porta e ci ha provato. Non male come tiro. Deciso ma pulito l'intervento fra le braccia del portiere. Da lontano, altissima. 40 minuti sul cronometro di questa ripresa. Hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare un'azione offensiva. Siamo in area di rigore. Era una palla gol potenziale, prezioso l'intervento del difensore. Alza bene, brutta conclusione, palla che finisce alta. Che occasione sprecata, poteva essere il gol del pareggio. Cambia gioco, ha il pallone, occasione direttamente fra le braccia del portiere. Arriva il fischio finale, il campo ha parlato, sentiremo dopo i protagonisti. È stata un'ottima prestazione, l'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive, anche se c'è ancora qualcosa da sistemare, ma la vittoria li premia.